La Guardia di Finanza di Roma ha segnalato all'Agenzia delle Entrate 161 società, 7 italiane e 154 estere, che nel periodo 2018-2022 non hanno versato l'imposta sui trasporti aerei non di linea. Si tratta di compagnie operanti nei servizi di aerotaxi ed elitaxi personalizzati che devono al fisco italiano oltre 2,7 milioni di euro. Diversi gli escamotage per sottrarsi agli obblighi verso l'erario. Tra questi il pagamento per tratte inferiori a quelle realmente percorse.